Si tira al lucido Palazzo degli Elefanti. L'evento in programma da domani a Catania è di quelli eccezionali. Il capoluogo etneo ospiterà infatti il seminario del gruppo speciale sul Mediterraneo e il Medio Oriente dell'Assemblea parlamentare della NATO. I lavori si svolgeranno qui nel Salone Bellini del municipio e ad aprirli sarà il Presidente del Senato Pietro Grasso. Saranno articolati in 4 sessioni e si parlerà di terrorismo internazionale e di flussi migratori. Non a caso è stata scelta la Sicilia per ospitare l'importante vertice. La nostra regione infatti da mesi è ormai in prima linea nell'accoglienza dei migranti sulle coste italiane. Parteciperanno rappresentanti di tutti gli stati NATO, per l'Italia anche il presidente della Camera Boldrini e i ministri dell'Interno Alfano, degli Esteri Mogherini e della Difesa Pinotti, oltre al presidente della nostra delegazione Andrea Manciulli che ha promosso l'evento. Ma a Catania per la prima volta saranno presenti insieme oltre a 100 parlamentari delle delegazioni NATO anche i rappresentanti dei governi dei paesi mediterranei associati al Patto Atlantico, dei paesi del Golfo, della Sponda Sud e di autorevoli organizzazioni internazionali. Ai lavori parteciperanno anche docenti universitari ed esperti di temi della sicurezza nell'area mediterranea e medio orientale, in particolare dell'evoluzione del terrorismo jihadista, del fenomeno dell'immigrazione e delle crisi siriana, libica e medio orientale. Allestite già la sala stampa e le salette per le traduzioni, innalzati in città i livelli di sicurezza. L'evento si concluderà sabato.